Questo è il canale 88 Baldini si nasce. Non parliamo solo di fesserie, non diciamo solo fesserie, ma qualche volta siamo anche utili a tutti. Allora, c'è una. Questa è la settimana della mobilità ecologica, giusto? Mobilità sì, sostenibile. Sostenibile, ecologica, sostenibile, sì, sì, insomma, è la stessa cosa. E qui a Roma c'è un personaggio che ha dato vita a una iniziativa molto importante. Sto parlando del presidente dell'associazione biciclettari, Dario Piermarini. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Marco. Ciao, grazie dello spazio. No, ma figurati, quando si tratta di fare qualcosa di utile e di importante ci prodighiamo. Ci capita poco spesso, no? Però ci piacerebbe che queste cose venissero no, pubblicizzate non è vero, più spesso. Vi seguo. Ah, grazie. Fate cose interessanti. Grazie. Sì. Senti, allora... Dunque, tutto questa iniziativa tocca uno dei parchi che a me è caro perché è davanti casa mia, cioè quello della Caffarella. Devo dire che sì, alla Caffarella hanno fatto molto bene ultimamente, l'hanno rimesso a posto, ci hanno messo delle attrezzature ginniche, ci hanno fatto una bella cosa. L'hai visto? È venuto il sindaco. Sì, 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 sì. Io ci porto Leo a vedere i conigli perché è uno di quei parchi dove ci sono i conigli in libertà. È pienissimo. Sì, sì, sì. Senti, allora Dario, spieghiamo cos'è questa iniziativa a tutta la popolazione. Allora, noi innanzitutto siamo il Settimo Biciclettari, che sì, è un'associazione che è nata nel 2015 intorno a un progetto che poi è l'asse degli acquedotti. Sì. E abbiamo aderito con piacere alla Settimana Europea della Mobilità, in cui tutte le città europee promuovono delle iniziative di mobilità sostenibile, realizzando una coreografia gigante. L'ho vista, l'abbiamo vista, asse 7, bellissimo, eh. Esatto. Ripresa con il drone. Proprio perché stiamo spingendo come associazioni, perché inizialmente la cosa è nata da noi, ma ormai tutte le associazioni, tutte le realtà che ruotano intorno al Parco degli Acquedotti, il Parco della Caffarella e Tor Fiscale chiedono con forza la realizzazione di questo percorso ciclopedonale. Bello, lo sto vedendo, bellissimo, lo sto vedendo. Sì. Poi sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook ci sono tutti i dettagli del progetto. Questo è un progetto che è nato dal basso, con tutti i comitati quartiere, le associazioni del territorio. Sì. E consiste nel creare appunto una ciclovia che metta in collegamento questi nostri parchi meravigliosi, che appunto il Parco degli Acquedotti, il Parco di Tor Fiscale e quello che conosci molto bene la il Parco della Caffarella. Dario, ma c'è già questo percorso o lo state facendo adesso, cioè lo state ideando adesso? Allora Marco, il percorso c'è, nel senso che noi come volontari il lavoro che abbiamo fatto non è che ci siamo fermati a disegnare su carta il tracciato, ma l'abbiamo fatto proprio con pale e picconi, nel senso che il collegamento tra il Parco degli Acquedotti e il Parco di Tor Fiscale esiste perché ci sono dei volontari, tra cui in primis noi come Settimo Biciclettari, ma c'è l'associazione Torre del Fiscale, sì. i retake del Parco degli Acquedotti, Roma Cammina, tante altre realtà, e facciamo delle mobilitazioni ogni settimana. È bellissimo. Senti, ma teoricamente da dove si parte? Allora, nell'ordine come ci sono i parchi? No? Il primo è quello di Tor Fiscale, poi arriva Acquedotti e poi Caffarella. Il primo è il parco, partendo dalla periferia, il primo è il Parco degli Acquedotti. Okay. Dal Parco degli Acquedotti si va dentro il Parco di Tor Fiscale, poi si attraversa l'Appia e si entra dentro la Caffarella. La Caffarella si esce al Quo Vadis e praticamente siamo arrivati al Circo Massimo. Sono 13 chilometri di percorso, cioè si entra, che consentirebbe... si entra al Quadraro e si esce al Circo Massimo, per avere un'idea. Esatto. Bella sta roba. Anche prima del quadraro, sì, perché inizia prima. Che questo, esatto,
Questo percorso è diventato abbastanza famoso anche perché siamo finiti, l'ha conosciuto Riccardo Iacona, il conduttore di Presa Diretta, sì. E l'ha definito, ci ha fatto una trasmissione incentrata su i tracciati che potrebbero cambiare le sorti della mobilità romana. E uno dei quattro progetti più significativi è stato indicato proprio questo. Ma vuoi mettere la mattina che poi prendi al posto della macchina a farti il raccordo, l'Appio, la Tuscolana, tu esci in bicicletta, fai il parco, bello ragazzi, fai tutto questo percorso verde, arrivi al lavoro, cioè è tutta un'altra storia, cioè è tutta un'altra cosa. Ti sembra quasi non essere a Roma. Che poi volendo c'è anche qualcuno che se la potrebbe pure fare a piedi, perché insomma non è che stiamo parlando di centinaia. Bravo Marco, hai centrato un punto importante per noi. Noi parliamo sempre di percorso ciclo pedonale, nel senso che ad esempio con noi sabato scorso c'erano anche gli amici di Roma Cammina, che sono quelli che fanno il Nordic Walking con le bacchette, e loro lo utilizzano costantemente l'asse e gli acquedotti. Certo. Poi volevo dire, aggiungere soltanto una cosa, se posso. Sì. Questo è un percorso che è funzionale al commuting, nel senso che serve per spostare le persone all'interno della città, come dicevi te, per andare al lavoro, per spostarsi, ma è anche un percorso cicloturistico, nel senso che se noi realizziamo questo tracciato, tu immagina tutte le persone che vengono a visitare il centro di Roma, che poi come sappiamo bene si fermano al Colosseo, ai fori, al Circo Massimo, loro possono prendere comodamente una bicicletta anche a noleggio e arrivare fino al Parco degli Acquedotti, che è il Parco della Grande Bellezza, è conosciuto in tutto il mondo. Quindi, certo. È vero, è dove fanno la scena con l'attrice che poi va a sbattere la testa nel muro. Che dà la testata alla craniana. L'ho visto perché, guarda, quel film lì, per andare adesso su un tema un po' diverso, allora molti l'hanno criticato. Secondo me ha un pregio, ha una fotografia meravigliosa e ha il pregio di aver fatto vedere Roma con una luce bellissima a tutto il mondo. E dunque, solo per quello, per me doveva prendere l'Oscar. Senti, allora bella questa iniziativa. Guarda, io allora ti spiego. Io a casa mia io sono un virtuoso della bici, nel senso che ci andavo spesso. Quando a Los Angeles siamo andati a Santa Monica nella spiaggia, abbiamo preso le biciclette. Aurora è un po' claudicante sulla bicicletta, però mi riprometto adesso che ce l'ho piccolo di mettere il seggiolino davanti e di andare a fare queste passeggiate, perché sono veramente una cosa molto molto bella. Io ti ringrazio Dario, quando hai altre ringrazio io voi per iniziative che avete dato al progetto, ma figurati, quando hai altre iniziative noi siamo qua e ti accogliamo molto volentieri, ok? Va bene, grazie Marco, grazie. Saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.